Vince il Chieti a Castellisangro per 1-0 e non è una novità, perché per quanto riguarda il Patini sembra nelle ultime settimane essere diventato terra di conquista. È una novità invece per il Chieti, che vince per la prima volta lontano dall'Angelini in questa stagione, visto che tra Coppa Italia e campionato la formazione di Piero Bragli aveva sempre perso lontano dal campo amico, dove peraltro aveva vinto tutte e due le partite in campionato. Una gara che il Chieti ha meritato di vincere, ha vinto per 1-0, ma ha legittimato questo successo nel corso di una gara che ha quasi sempre controllato. Ha sofferto sì nella fase finale del primo tempo e nella parte centrale del secondo, ma poi legittimato un successo che nel corso della partita è sembrato abbastanza chiaro, abbastanza netto. Andiamo per ordine. Nel Castellisangro non c'è Conti, che aveva deciso la partita in Coppa Italia proprio col Chieti, non c'è Colella, ceduto in settimana all'Andria. Nel Chieti invece c'è Biancolino, schierato in campo sin dal primo minuto, dopo che il giocatore era stato acquistato in settimana. Il Chieti parte subito a sprombattuto e dopo 3 minuti di gioco ha una buona occasione con Guarino. In qualche modo Mancinelli riesce ad arginare. La formazione neroverde insiste e dal 12° segna il gol che decide la partita. L'azione è splendida. Porro in becca Biancolino in area di rigore. Il colpo di testa del centravanti appena acquistato diventa un assist strepitoso per Tacchi, che di piatto inventa il gol dell'1-0 e il gol che decide in pratica la partita. Al 27° c'è l'unico tiro in porta del Castellisangro nel corso del primo tempo, con Sala che prova dalla distanza. Non ha nessuna difficoltà il portiere Lafuenti a controllare il pallone. Il Castellisangro continua a cincischiare, del resto con un'unica punta in campo Sala la squadra di Cesaro non può far molto. Il Chieti controlla con disinvoltura le azioni avversarie. De Simone gestisce il gioco per i suoi, imposta le ripartenze, delle ripartenze che stranamente nella fase finale del primo tempo il Chieti tende a rallentare, e così lascia spazio un po' di più al Castellisangro, che finisce per prendere il sopravvento. Al 38° c'è una buona opportunità infatti per il Castellisangro con Nofri che serve Galuppi, anticipato però proprio all'ultimo momento dall'ottimo Danna che salva in calcio d'angolo. Nella ripresa il Chieti continua a controllare con disinvoltura e dal 6° rischia, si fa per dire, il raddoppio con una splendida azione personale di De Simone. Mimmo fa tutto benissimo ma sbaglia soltanto la conclusione, il suo tiro è centralissimo e Mancinelli in due tempi riesce ad arginarlo. Sale in cattedra nel Castellisangro Daniele Moretti, prova lui a gestire la partita per i suoi e al 18° inventa una palla gol straordinaria per Sala. L'attaccante del Castellisangro potrebbe fare qualunque cosa, battere a rete superando Lafuenti oppure appoggiare al nuovo entrato Mancino, solo soletto, pronto al tapin. Sceglie la peggiore delle soluzioni, tirando addosso al portiere avversario. Si rimane sull'1-0. Da quel momento in poi il Castellisangro prova ad incidere ancora dalle parti di Lafuenti, ma per il portiere del Chieti non ci sono grossi rischi da correre. Anzi, ancora una volta il Chieti a sfiorare il gol proprio al 44° con De Simone che, dopo aver controllato benissimo al limite, con un pallonetto coglie la parte alta della traversa. Si continua per altri 6 minuti, il Castellisangro resta in 10 perché Galuppi non ce la fa più a continuare in preda ai crampi, e proprio nel finale, poco prima del fischio del direttore di gara, arriva un'altra traversa colpita dal Chieti, questa volta da parte di Papa, il cui colpo di testa sembrava indirizzato in fondo al sacco. Sarebbe stata forse una punizione eccessiva per il Castellisangro il 2-0. Sta di fatto che questa seconda sconfitta consecutiva interna per il Castellisangro peserà non poco in settimana e peserà non poco sull'autonomia del campionato giallorosso. Per il Chieti è stata una splendida festa, quella splendida festa che i tifosi neroverdi, giunti in gran numero qui al Patini, hanno voluto completare insieme ai propri beniamini alla fine della partita.